Salve, sono Samuele Rossi, l'allenatore dello skating club di Iesi. Oggi parliamo di come si allacciano i pattini. La prima cosa da fare è aprire la pattina. Giulio, apriamo la pattina, ecco. Una volta che abbiamo aperto la pattina e i lacci sono scoperti, bisogna allargare il primo foro, ecco così, e il secondo foro. Quando i lacci sono belli larghi, in questo modo, così, ecco, prendiamo la linguetta della scarpa e la spostiamo verso l'esterno, in questo modo. A questo punto siamo pronti per calzare il pattino. Togliamo la scarpa, ecco, la appoggiamo e calziamo il nostro pattino. Ecco, è entrato. Bene, iniziamo ad allacciare. La prima operazione è prendere la linguettina e tirarla più possibile verso di noi. La mettiamo dentro, così. Bravo. E adesso l'operazione più importante, tirare i lacci. Si inizia dall'ultima parte dei lacci verso la punta. Li prendo con la mano così e li tiro. Ok. Poi passo a quello successivo. E adesso un'altra parte importantissima è questa. Prendo i lacci. A questo punto faccio questo. Allungo la gamba e stringo forte. Poi riavvicino e inizio ad allacciare. Prima operazione, incrocio. Poi faccio il fiocco, faccio l'altro fiocco. Adesso il pattino è allacciato. Rimane un'ultima cosa. Prendo i lacci, li piego e li metto sotto la pattina in modo che non corro il rischio che mentre pattino i lacci scendono e mi vanno a finire sotto le rotelle. A questo punto il pattino è perfettamente allacciato, siamo pronti per partire. Se non siamo sicuri di averlo allacciato bene, il controllo da fare è questo. Sollevo un po' la tuta e provo a mettere un dito qui tra la scarpa e la caviglia. Se il dito non entra, il pattino è allacciato perfettamente. Se entra un dito, c'è bisogno di ripetere la procedura e stringere meglio. Il mio non entra. Il mio nemmeno, quindi siamo pronti per partire.